Cari amiche, buon pomeriggio e bentornate alla nostra rubrica dedicata alle donne. Io sono veramente strabiliata dal numero di visualizzazioni che stiamo ricevendo. Sapevamo che andavamo a toccare un argomento molto delicato come quella della bellezza delle donne, ma non avremmo mai pensato che ci fossero così tanti argomenti da trattare, che ci fossero tutti questi falsi miti da sfatare. Insomma, leggere le vostre mail mi fa venire veramente molte domande, molti dubbi che prima in realtà non avevo, quasi non ci dormo la notte. E allora ecco perché con piacere ogni volta che voi ci fate qualche richiesta particolare che ci incuriosisce, che vi incuriosisce, noi siamo pronti a contattare un esperto del settore che sia il più idoneo a soddisfare appunto la vostra curiosità. Quindi continuate a scriverci, mi raccomando, l'indirizzo è sempre occhiotv@gmail.com, ve lo ripeto, occhiotv@gmail.com. Allora, nelle puntate precedenti vi ho fatto conoscere una personal trainer, Silvia Pireddu, successivamente un'estetista, Alessia Barone, ed oggi vi presento la nostra nutrizionista, la dottoressa Yolanda Frangella, biologa nutrizionista laureata in scienze della nutrizione. Siamo sicuri che nei prossimi giorni vi sbizzarrirete nelle domande più strambe. L'argomento di oggi è come stare a dieta fuori casa. Quante persone decidono di mettersi a dieta il famoso lunedì ma si trovano immediatamente davanti al primo ostacolo che è cosa mangio al lavoro? Bene, non disperate e sentite i consigli della nostra nutrizionista. Allora Yolanda, iniziamo con gli errori più grossolani che si fanno quando si mangia fuori casa. Ok, allora nel momento in cui si mangia fuori casa, al bar, al self-service, takeaway, potrebbero succedere due cose. La prima è che ci dirigiamo, perché siamo affamatissimi, verso i cibi più sazianti, quindi focacce con affettati, pizzette, crocchette, piatti molto conditi, quindi quota di carboidrati ma anche una discreta quota in grassi, non di ottima qualità. Altra cosa che può succedere è che scegliamo il piatto più leggero dal punto di vista calorico, quindi andiamo verso l'insalatona, che ben venga, però non per tutti può essere sufficiente, quindi poi durante il resto della giornata fino al pasto successivo avremo ancora fame e spiluccheremo qua e lì varie cose, grissini, crackers, quindi continueremo ad ingerire calorie seppure le riteniamo inapparenti, nascoste. Senti, perché i prodotti da bar sono assolutamente sconsigliati? Tramezzini, pizzette? Allora, diciamo che la qualità dei prodotti da bar e dei prodotti da forno non è proprio elevata, sono ricchi in sale, pare proprio che la maggior parte del consumo di sale che noi introduciamo è quella con i cibi consumati fuori casa. Ecco. Poi, oltre ad essere ricchi in sale, sono anche ricchi in zucchero. In zucchero? In zucchero? Sì, e in grassi saturi. Quindi sono da evitare. Per conservarli, perché c'è lo zucchero? Sì. Ovviamente parliamo dai tramezzini alla brioche confezionata, agli snack vari. Quindi effettivamente andrebbero evitati o comunque consumati non con una frequenza così elevata. Senti Yolanda, si dice che la fretta non è una buona consigliera, giusto? Che in ambito di dieta? Allora, in ambito di dieta effettivamente sarebbe più consigliato mangiare lentamente, più che altro perché aiuta a percepire meglio il senso di sazietà, quindi eventualmente anche a mantenerlo, così che nell'intervallo tra un pasto e l'altro evitiamo di fare spuntini, sì, però contenuti e non esagerare. Allora, le nostre amiche sicuramente vorrebbero qualche consiglio pratico, perché sì, ok, è facile dire non mangiare al bar, no alle pizzette, no ai tramezzini, ma allora cosa gli consigliamo? Cosa possono mangiare? Non mangiano proprio? Cioè tante persone decidono proprio di saltare il pasto quando devono... Allora no, il pasto assolutamente non va saltato, ecco. Né tantomeno bisogna mangiare pochissimo, bisogna mangiare correttamente in qualità e in quantità. Ecco. Quindi mangiamo fuori, mangiamo un panino. Ad esempio, mangiamo un panino, se lo possiamo scegliere integrale, lo scegliamo integrale. Lo mangiamo con, un esempio può essere con della bresaola o con dell'arrosto di tacchino, insieme con delle verdure, quindi la lattuga o pomodori, zucchine, melanzane, quindi semplice ma quanto più salutare possibile. Quindi senza formaggi di quelli... Se possiamo evitare, evitiamo il formaggio, comunque scegliamo un formaggio, un panino con un formaggio fresco e non con un formaggio... Tipo ricotta? Ricotta, sì, okay. O della mozzarella. Sottilette, queste cose invece? Sottilette forse è meglio evitare. Poi, evitare. Comunque, quelle light? Quelle light, sulle light esiste questa distinzione light? Sì, esiste questa distinzione light, anche se poi il light è ricco in acqua più che altro. Ecco. Quindi se possiamo, poi sai, è la frequenza con cui noi mangiamo una cosa che poi fa la differenza. Quindi un panino con la sottiletta un giorno va anche bene, però tutti sei giorni no.
È dannoso. Sarebbe da evitare. Okay. Senti, Yolanda, tra le mail che ci arrivano, una nostra cara amica, Silviolina45, che salutiamo, ci scrive: perché se bevo acqua durante i pasti divento una balena, mentre se la bevo lontana dai pasti tendo a sgonfiarmi? Allora, guarda, l'acqua durante i pasti facilita l'azione dei succhi gastrici. Però va bevuta a piccoli sorsi, tra un boccone e l'altro. Quindi noi dovremmo evitare di mandare giù per i bicchieri tutti d'un fiato, perché altrimenti l'effetto è completamente opposto. Quindi? Quindi bere poco, a piccoli sorsi. Sì. Sappiamo di dover bere questi 1,5 litri, 2 litri al giorno. Allora li spalmiamo durante tutta la giornata, cioè non arriviamo a pranzo e finiamo una brocca intera di acqua, no? Ho capito. Possiamo ad esempio iniziare nella prima metà della mattinata con 1 litro, arrivare fino al pranzo, e poi nella seconda parte della giornata continuare con il secondo litro, quindi a piccoli sorsi per trarne i benefici. Per trarne il benefici. Quindi altrimenti bere di fretta durante i pasti? Bere di fretta no, bere di fretta no. In genere no. Okay. Durante i pasti a maggior ragione lentamente, a piccoli sorsi, tra un boccone e l'altro. Senti Yolanda, il nostro pubblico ovviamente è formato da tante donne, ma anche soprattutto da tante mamme, quindi non soltanto queste lavoratrici, ma anche appunto queste donne che hanno la difficoltà di dare la classica merendina ai figli per andare a scuola. Quindi allo studente cosa consigliamo quando magari fai poi il dopo scuola, sì, devi rimanere a scuola a pranzo? Allora, lo studente può anche lui mangiare un panino, diciamo che divieti assoluti non ce ne sono, può mangiare un panino, può anche mangiare un pezzetto di pizza, se effettivamente riesce a sfamarlo. Quindi il panino... Che si intende per pezzetto? Si intende un trancio, pezzo di pizza. Poi netto... è ovvio che questo dipende anche dal fabbisogno della persona, no? C'è chi si sazia con meno e chi invece ha bisogno di un quantitativo un po' più elevato, no? Sostanzioso, sì. E quindi un panino, sì. Ho detto prima un esempio di panino che possa essere più sano possibile. Sì. Pezzo di pizza anche, però casomai anche il ragazzo facciamo in modo che non mangi tutti i giorni pizza o tutti i giorni panzerottini, crocchette. Senti Yolanda, è doveroso, sfatiamo le regole per fare in modo che chi mangia fuori casa non sgarri. Allora, innanzitutto, come dicevo prima, nel momento in cui bisogna scegliere il pasto, siamo fuori, ci fermiamo un attimino, riflettiamo, senza farci guidare assolutamente dalla fame, e cerchiamo di capire qual è il pasto più sano che possiamo scegliere. Possiamo anche fare gli spuntini, quindi spuntino di metà mattinata e spuntino di pomeridiano, li possiamo fare fuori, casomai evitiamo la merendina confezionata e mangiamo uno yogurt, se possiamo mangiamo anche una carota, del finocchio, frutta, verdura. Possiamo anche addirittura portare la frutta già spezzettata da casa, no? Quindi, tipo macedonia? Tipo macedonia, la prendiamo. Non zuccherata ovviamente. Non zuccherata. E la mangiamo al volo. Okay. Altra cosa importante è fare caso alle porzioni, perché effettivamente quando ordiniamo un piatto, soprattutto se già impiattato, nella maggior parte dei casi è abbondante come porzione, è molto condita con olio, parmigiano, quindi noi possiamo chiedere di rimpiattarla, casomai ne ordiniamo una mezza porzione, ne chiediamo un po' meno, anche perché la mezza porzione spesso equivale a quella che è una nostra porzione casalinga. Ecco, apposta. E, altra cosa, sapere più o meno che cosa andiamo a mangiare. Quindi avere un'idea di quali sono gli ingredienti di quel piatto, di come è stato preparato. Ovviamente noi sceglieremo un piatto, una pietanza che è stata grigliata anziché quella che è imbevuta d'olio. Esattamente. Sceglieremo, ripassata. Come verdure buonissime, quali quelle ripassate ovviamente. Certo, invece noi sceglieremo le verdure, gli ortaggi freschi, cioè di stagione, casomai cotti a vapore. Quindi l'indirizzo deve essere piatti semplici, non piatti composti da una miriade di ingredienti. Quindi, che ne so, qui sono i condimenti che... Sì. Oltre alla porzione anche il condimento ovviamente, no? quindi panne, cose... panne, sì, evitiamo effettivamente il piatto che ci sembra più appetitoso alla vista, dovremmo cercare di evitarlo, quindi panne, creme, conditi con besciamella, burro. Cerchiamo anche di moderare il consumo di fritti o comunque di quelli che sono stati impanati e poi fritti o
piatti affumicati, cotti in brodo, anche perché sono particolarmente ricchi. Ah, quindi anche le cose cotte in brodo. Sì, diciamo che hanno contenuti di sale non indifferenti. Allora, un altro modo di mangiare fuori è anche quello di fare gli aperitivi, di mangiare magari a sì. buffet. E lì come ci comportiamo? Allora, lì come ci comportiamo? Prendiamo il nostro piatto sì. e lo dividiamo in tre spazi, cioè una metà piatto sarà riempita con vegetali, un quarto con carboidrati, il restante quarto con proteine. Cioè effettivamente abbiamo un pasto completo e anche visivamente il piatto sì, è appagante. Ultima cosa, sì. quando mangiamo fuori, che cosa beviamo? Ecco. Possiamo concederci un bicchiere di vino, altrimenti però beviamo acqua, quindi stiamo lontani. Acqua liscia o gassata? Acqua liscia preferibilmente, poi a seconda anche okay. dei gusti. Però l'importante è che di gassato non beviamo le bevande zuccherate. Zuccherate sì. anche light? Beh, lì è un altro discorso, è un altro lungo discorso però insomma sarebbe meglio starne alla larga. Che riaffronteremo con la nostra amica Yolanda. Allora, cara amica, da questa chiacchierata avete visto com'è semplicissimo vanificare con poche mosse, apparentemente ingenue, tutto il sacrificio di una dieta, magari drasticissima. Per ogni ulteriore dubbio, mi raccomando, scriveteci. La nostra amica Yolanda torna sicuramente a trovarci molto certo. presto, soprattutto. E noi ci rivediamo lunedì prossimo e non dimenticate il nostro motto, che è in estetismi, no grazie.